Vuoi scoprire quali sono le creazioni che ho realizzato negli ultimi mesi? Eh sì, è un po' di tempo che non le condivido, quindi seguimi dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi farò vedere quali sono le creazioni che ho realizzato negli ultimi mesi. Non sono tantissime perché ho realizzato anche altre cose eh, per il mio sito Maiolia. Eh, quindi, con le perline, ho realizzato veramente poche cose. Ma eh, voglio comunque farvele vedere anche eh, se non ho tutto. Di alcune cose vi lascerò il, eh, le fotografie. Voglio partire proprio con il girasole che è stato apprezzato tantissimo e mi fa veramente enormemente piacere. Eh, vi lascio le foto qui in sovraimpressione perché non ne ho nemmeno uno devo regalarne uno anche a me stessa e quindi lo creerò sicuramente eh, e l'ho realizzato in realtà l'anno scorso ma non ve l'ho mai mostrato qui sul canale potete vedere forse qualche spezzone di video su instagram nei reels dove li confezionavo oppure su tiktok a proposito se non mi seguite su questi due social vi consiglio di seguirmi perché lì condivido anche dei video brevi eh, che sono molto carini da seguire quindi seguitemi anche lì se vi va mi trovate come sempre con il mio nome e cognome continuo poi sempre con una creazione in perline e questa qui anche l'ho realizzata un po di tempo fa e eh, si tratta appunto di questi orecchini a fiocco di neve il cui tutorial lo trovate sempre sul canale e devo dire che mi sono piaciuti moltissimo sono veramente molto carini anche perché i fiocchi di neve sono semplicissimi da realizzare con questo fiocchetto si può realizzare qualsiasi cosa anche un piccolo orecchino così ho un anello ho una collana con vari fiocchi di neve veramente ci si può sbizzarrire come eh, si preferisce, ve lo faccio vedere più da vicino. È molto molto carino. E eh, tempo fa avevo anche cercato in qualche modo di rivestire questo ehm, porta orecchini con la foglia oro, eh, c'è qual ancora qualche piccola imperfezione. Però devo dire che mi piace molto di più così perché la base era in legno e non eh, mh, si adattava particolarmente alle mie creazioni. Quindi, una creazione a 360 gradi, cosa ne pensate? Fatemi sapere nei commenti mi raccomando passiamo ora mh, ai punti luce ho realizzato in questo periodo alcuni punti luce perché volevo realizzare una mini collezione da pubblicare sul mio sito adesso ve li faccio vedere più da vicino eccolo qui. Questo è il punto luce eh, fucsia con le perline Rocaille 110 argentate, sono quelle che vi ho mostrato sempre nel tutorial sul canale. Vi linko il tutorial anche di questi eh, nella descrizione qui sotto e nei commenti e eh, appunto eh, questi qui sono i punti luce che ho realizzato, sono questi tre per il momento, fatti così e invece con l'oro rosa ho realizzato uh, questi qui. Di questo sono molto indecisa se realizzare un anello o realizzare un ciondolo come questo. Eh, ditemi cosa ne pensate. Questo qui è, mamma, che spettacolo! Questo bianco mi piace da morire. Eh, è veramente bellissimo. Questo è eh, un pendente. E qui non ho la catenina. Infatti, volevo un consiglio anche da parte vostra se conoscete qualche sito che ha delle catenine. In oro rosa però di buona qualità? Non oro ovviamente, magari placcato oro oppure gold fillet. Fatemi sapere perché le voglio abbinare a questi pendenti. Ne vorrei realizzare altri eh, perché ho diverse perline appunto di questa colorazione che mi piace tantissimo. Forse non, non riesce, non si riesce nemmeno a percepire bene dal, dal video, ma sono veramente stupende. Forse così un pochino si vede meglio. Con il verde mi piace tantissimo. Ho 20 Verde, menta e oro rosa. E quindi mi servivano queste uh, catenine. Quindi mi raccomando, fatemi sapere se um, conoscete qualche sito che vende queste catenine placcate oro rosa, di buona qualità, che, insomma che non scoloriscano sempre sul um, sull'oro rosa. Ve li faccio vedere adesso, sì anche se sono quelli che ho realizzato più di recente ho realizzato questi tre anelli sulla, ehm, diciamo, sul, sulla base dei tre metalli come sapete a me piace molto abbinare i uh, tre metalli insieme quindi oro rosa argento e oro appunto dorato ehm, e quindi ho realizzato questi tre anelli che si possono indossare in realtà in maniera combinata vi faccio vedere cosa intendo, per esempio quello dorato sotto, questo argentato al centro e questo oro rosa, così ad esempio, oppure potete anche indossarli eh, separati, quindi non so, vediamo ad esempio così, questa è un'altra idea. Oppure potete indossargli così. Cioè veramente non c'è limite alla fantasia, si possono realizzare e indossare come si preferisce. Io ho preferito realizzare questa, uh, questo argentato con un peyote pari, mentre questi due con un peyote dispari con tre perline di base e di questo oro rosa c'è anche il tutorial sul canale, vi lascio sempre il link nella descrizione del video. Uh, dicevo, ho preferito farlo con due perline, questo qui, perché mi piace indossarli a tre con... Una fascetta più sottile um, al centro, quindi questo l'ho realizzato per me anche per testare la qualità di queste perline, perché come sapete con i colori metallici bisogna stare molto attenti. Allora ecco qui. C'è ancora qualche filetto che devo tagliare bene, ma comunque questo è il risultato. Diciamo l'effetto che a me piace moltissimo. Fatemi sapere se piace anche a voi e come li indossereste. Poi voglio mostrarvi questo baciamano che ho realizzato sempre un po' di tempo fa, di cui trovate sempre il tutorial sul canale. Eh, questo, eh, questa parte centrale non l'ho realizzata io, ma trovate sempre il link nel tutorial dell'assemblaggio eh, che vi lascio qui sotto. Eh, avevo questo componente realizzato da un po' di tempo e ho deciso di eh, creare appunto un baciamano perché mi piaceva proprio la forma per realizzare questo baciamano. Adesso ve lo faccio vedere indossato, anche se si vede chiaramente all'interno del tutorial ecco qui è molto molto bello e particolare devo dire a me piace moltissimo e sul retro si presenta in questo modo adesso non uh, lo chiudo ma ho uh, aggiunto una catenina con catenina di estensione e Ovviamente, un moschettone dall'altro lato in questo modo il baciamano eh, è regolabile. Si può indossare appunto tranquillamente e si può regolare eh, ovviamente a seconda delle proprie preferenze. Cosa ne pensate? Vi piace? A me piace moltissimo. Poi, vi faccio vedere um, ancora qualche anellino che ho realizzato tempo fa e di cui ci sono i tutorial sul canale. Magari qualcuno non lo sa. Um, ma ci sono e sono il tutorial di questo, questo anellino qui che io trovo bellissimo per la primavera è veramente molto 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 carino in perline, e tra l'altro eh, lo dico sempre, ma non lo acquisto mai, vorrei acquistare un filo elastico sottile che mi permette di cucire. Ne avevo trovato uno tempo fa su Amazon. E magari vi lascio il link anche di questo nella descrizione perché mi piacerebbe che questi anellini fossero leggermente elastici eh, in modo da potersi adattare magari anche ad altre dita. Ecco, io questo qui l'ho fatto un po' largo e eh, magari. Si può abbinare all'indice, ma sulle altre dita comunque mi va largo. Quindi sarebbe molto carino se um, appunto riuscissi a trovare questo filo. Riuscissi in realtà l'ho trovato se prendessi se ehm, insomma eh, acquistassi questo filo per provarlo anche perché bisogna vedere poi la resistenza di questo filo perché tirando eh, più volte potrebbe danneggiarsi se qualcuno di voi l'ha provato mi faccia sapere e, anche questo però mi piace moltissimo e poi oltre a questo anellino qui avevo realizzato anche questo qui molto semplice con una margherita centrale very, 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 very easy. E questo mi va appunto sul mignolino. Quindi, solo per farvelo vedere, vi lascio sempre il link eh, del tutorial qui sotto. Poi avevo realizzato tempo fa anche questo anellino qui, con una fascetta in right angle weave, quindi, questa fascetta molto molto semplice con questa pietra centrale e questo qui mi va per esempio sull'anulare anche questo è molto carino anche se preferisco le fascette uh, semplici che ho realizzato e poi un anello questo è il periodo degli anelli che ho realizzato ieri mi piace moltissimo ve lo faccio vedere eh, perché ho visto che vi è piaciuto anche nelle storie di Instagram, allora si tratta della stellina che ho eh, di cui ho realizzato il tutorial, quindi eh, trovate anche questo nella descrizione del video. L'ho realizzata in color petrolio tempo fa e eh, ho inserito questa perlina da 3 mm al centro, quindi veramente super semplice. E poi cosa ho fatto? Ho abbinato una catenina. Quindi di quelle che si utilizzano per i bracciali con un anellino in acciaio inox dorato che rientra all'interno delle, delle due perline della stellina e poi si collega appunto um, all'altro all braccio diciamo della stellina stessa. E questo devo dire che mi piace veramente tantissimo. Adesso vi faccio vedere l'effetto indossato. Ma è veramente carinissimo, secondo me. A me piace molto. Ehm, però ovviamente a gusti, non lo so, a me andava in questo periodo di realizzare tutti questi anelli e quindi ho deciso di realizzare anche questo. Avevo questa stellina messa da parte. Uh, e quindi ho deciso ma perché no uh, la uniamo una piccola catenina e così lo posso anche indossare e a me piace ragazzi ditemi cosa ne pensate anche voi e vi faccio vedere in ultimo le ultime due creazioni che non sono di perline ma di cui trovate anche di questo il tutorial sul canale e sono i bracciali uh, rigidi Bangle che ho realizzato questo qui. L'ho realizzato tempo fa per insomma così per testare un po' queste basi. E questo l'ho realizzato per la collaborazione con Bibi Craft. Anche se loro mi avevano mandato le basi in acciaio, ma io ho avuto veramente molta difficoltà ad utilizzare le basi in acciaio. Come vi ho spiegato all'interno del tutorial di questo qui, che vi linko sempre qui sotto. Eh, e sono molto semplici. Anche questi sono molto comodi da portare. Ehm, e nulla, fatemi sapere sempre cosa ne pensate. E queste sono tutte le creazioni che ho realizzato in questi mesi. Vediamo se riesco ecco, a togliere lo zoom oltre ai miei fiocchetti di neve. Eh, io vi ringrazio per aver ehm, seguito, per avermi seguito in questo video. Um, aspetto i vostri commenti e fatemi sapere ovviamente qual è la vostra creazione preferita. Vi mando un bacio e ci vediamo presto con il prossimo tutorial. Un bacione e alla prossima. Ciao.